saluto, ma anche alcune riflessioni. Tutti gli ospiti, un buongiorno, benvenuto a tutti. Se permettete un saluto particolare al ministro Matteo Matteoli, alla governatrice Renato Benin, speriamo che arrivi, al prefetto Antonio Scolamiero e al presidente Antonio Balconi, a tutti gli altri presenti, sarebbe lungo l'elenco, ma ho avuto contatti soprattutto con loro. Esprimo il mio apprezzamento per aver avuto l'opportunità di ospitarvi in questa meravigliosa cittadina della Tirrenica, Sicumesco, per il prestigioso patrimonio ereditato dagli Etruschi. Inoltre per me è un onore accogliervi in questa bellissima cornice che è il Palazzo Comunale e la Sala Consiliare Oggi. È anche un'occasione per ricordare al governo che il nostro territorio, permettetemi, così bello e prezioso, affin troppe servitù e privi di assicurarcene altre, sarà bene riflettere sui danni che caricherebbe dalle decisioni. Diverso il discorso in quanto riguarda il progetto dell'autostrada. Dopo anni di studi di fattibilità, opposizione pubblica e privata, tutti abbiamo partecipato più o meno a tale manifestazione. Progetti definitivi, ancora opposizioni, prescrizioni, suggerimenti, e cioè ripetono di nuovo opposizione dai soli di nomi e del no, del sempre no. È arrivato il momento di salutare la via dei lavori dell'86A, o meglio, la via dei lavori del tratto dal Pile Cilente della Corsata a 12. La soluzione fortemente voluta e votata dal nostro Consiglio Comunale e poi prospettataci dai tecnici della SAP è esattamente quella che si è arrivata a guardare nella nostra città. Non un nuovo tracciato nell'entroterra o in alternativa all'uso della ferrovia, come ipotizzato nei precedenti progetti a costi ragguardevoli e devastanti per il territorio e il paesaggio, ma un vero e proprio ampliamento della vecchia fredda che altri non vogliono vedere. Oggi dunque esprimo la mia grande soddisfazione per quanto che è stato ottenuto e per quanto la SAP si è impegnata a fare, e ne sono certo che quanto farà anche nell'interesse del territorio. Permettetemi di ringraziare in particolar modo il presidente Antonio Balconi, l'amministratore delegato Gian Borgia e il direttore generale Luigi Massa della SATTE per l'alta professionalità dimostrata, la disponibilità al dialogo e la capacità di aver saputo coniugare gli interessi della SATTE con quelli molto delicati e propri del territorio, quale il pedaggio gratuito per i residenti, la versione dei sprovi e l'impiego delle imprese locali. La nostra amministrazione ha sempre sostenuto la necessità di una percorribilità statale sicura e a proposito di percorribilità sicura non dobbiamo dimenticare il rischioso incrociarazzo della pericolosa fredda che tante morti negli anni hanno provocato. Il prezzo più alto, ricordiamo, è stato creato dagli agricoltori che non hanno avuto il supporto di strade alternative oppure troppo spesso impraticabili in mancanza di continuità e quindi camminavano sulla fredda e c'erano tantissimi incidenti. Personalmente mi sono impegnato affinché nel grande progetto Europa 6 rientrassero anche le sistemazioni di numerosi contratti del nostro territorio, la costruzione funzionale di nuove strade e nel caso della litoranea di un vero e proprio ampliamento assicurando ai concittadini migliori capacità. Ma oltre al particolare, alle esigenze dei singoli, bisogna volgere lo sguardo in generale e pensare al benessere della collettività. Bisogna pensare finalmente di sfruttare tutte le possibilità che fino ad oggi non è stato possibile cogliere. Ignorati per mancanza di adeguate infrastrutture dal grande flusso turistico di Civelli e fuori da rotte commerciali di rilievo, ora ci troviamo al centro di un polo strategico, sia dal punto di vista territoriale che commerciale, e non ultimo turistico. Il porto di Civelli, la zona industriale d'Arpino ormai in realtà, il progetto della Piazza Logizia e l'implicita crescita economica e sociale che porta con sé la necessità di terminare a spezzare Civelli Orte e probabile futuro polo aeroportuale e io dico da realizzare a Arpino. Ci stanno portando verso una riqualificazione del territorio e sicuramente ad una maggiore occupazione tanto necessaria in questo momento di crisi economica mondiale, tanto sentita a livello locale. Signor Ministro, sono fermamente convinto del fatto che qualsiasi territorio si trovi ad ospitare servitù di qualsivoglia tipologia debba essere ascoltato, assecondato e indennizzato. I nostri cittadini hanno dato molto e tanti sacrifici stanno ancora sostenendo. Per questo le chiedo fin d'ora di impegnarsi a risolvere tutte le problematiche che il cantiere dovesse creare in un territorio santo di dare e di poco ricevere. Grazie.